Siamo in auto, ragazzi, verso il punto che un paio di episodi fa abbiamo lasciato incompleto, come forse vi ricordate. Cioè, qui dentro ci siamo lasciati alle spalle. Allora, questo posto l'abbiamo visto. Diamo un'occhiata rapida, tanto per... Però, insomma, avendo il fucile in mano, io ritengo che sia tutto... Ecco, infatti, vedete, qua non c'è più il fucile. Non c'è più niente. No, no, ha tutto... È tutto rimasto come prima, compreso il lupo. Dobbiamo andare oltre, perché come vedrete nella mappa, ragazzi... Come vedrete nella mappa, se viene fuori, eccola. Qui in fondo... Forse ne abbiamo visto anche un altro di... Vabbè, comunque ce ne sono altre due. Adesso vediamo. Metti via sta mappa. Questo che cosa vuol dire? Che la chiave che avevamo trovato la volta scorsa nella casa di quella famiglia era questa. Questa qui è la seconda di quest'area, vedete? Poi c'è quella in fondo dove c'è la rotonda finale. Ma io credo che a questo punto noi non avessimo visto questa qui. E dunque la nostra ricerca inizia proprio da qua. Come al solito seguiamo la nostra routine di guardare intorno, ma mi sa che non c'è davvero nulla stavolta. No, ok. Vediamo, lui era così contento di arrivare qui che io gli darei effettivamente fiducia e cercherei... Beh, qua dentro c'è un casino di roba interessante, vedo già seghe, attrezzi violenti. Un barattolo, mi dice sempre che non ho... Questa la posso prendere. Che non ho spazio nell'inventario. La torcia ce l'ho già. Altri cosi. Nulla da prendere. Ehi là, delle chiavi? Sta pinza? Non me la fa prendere evidentemente perché ce l'ho già. Qua c'è una lettera. Esatto, perfetto. A Paul e Jean-Pierre, non dimenticate di restituire la chiave per la cabina se la dovete usare. La cabina credo sia quella dell'altra volta, ragazzi, quella della famiglia. Vedete che tutto si spiega, quindi dovremmo ritornare lì e sto... No, aspettate, ragazzi, qua c'è il martello, mi serve assolutamente, dobbiamo mollare giù delle cose. Ho mollato giù tutti i ciocchi di legno perché immagino che siano la cosa più fastidiosa da portare in giro, giusto? E infatti mi posso prendere tutto il resto che c'era e non c'è altro da poter recuperare qui. A parte che c'era l'ultimo cassetto forse, non questo. Ok, non c'è nulla nell'ultimo cassetto. Proiettili per il fucile, beh questi sì, grazie, li prendo volentieri. Ok ragazzi, allora adesso io proseguirei questa strada, così finiamo anche questa zona e vediamo cosa c'è lì in fondo alla piccola rotonda, che ci dovrebbe essere un'altra casupola di queste. Vedete che piano piano i pezzi si compongono, la famiglia col marito strambo, la cabina, la chiave legata a questo cabinato qua, Lumberjack, che dicevano loro, il supervisore della ditta, del taglialegna, eccetera, e come vedete qua ci sono dei tronchi tagliati. È tutto collegato, d'altronde anche questo, come nelle nostre realtà, è un paesino tutto sommato piccolo, quindi tutti hanno a che fare con tutti, tra di loro si conoscono. E non poteva che essere così. Si continua da questa parte, cosa dice qua il cartello? Attenzione, 10 che? Boh, 10 lupi, forse. Non credo che mettano il cartello, però, per i 10 lupi. Questo bivio, immagino sia il bivio della rotonda, giusto? Che sale da una parte e scende da quell'altra. Ok, siamo arrivati. Siamo arrivatissimi. Un posto che più brutto non si può. Il pick up si è impiantato. Attenzione. Subito fucile. Portacci vostri. Che se vebbe... Direi che stavolta non vado a vedere intorno.
al cabina. Logis B. Ok, anche questo è un... Vabbè. Dice che non c'è manco una finestra, è tutto buio, quindi occhio al mignolino da sbattere nei mobili. La traduzione più o meno è quella. C'è roba che cammina fuori, ragazzi. Te devi spegnere. Sentite? Vabbè, io c'ho il fucile, non me lo leva nessuno. Cos'è sta roba? Vabbè, diceva che... le provviste di cibo c'erano, quindi forse qualcuno se l'ha rintanato qua in mezzo? No, guarda, non voglio sprecare mai la roba qua. Lascia perdere, utilizzo la mia torcia. Anzi, c'è la lanterna. Accendiamo la lanterna. E mo ci vediamo qualcosa. Un medikit. Bene. Ne ho già un paio. Sta sega gigantesca non si può prendere. Anche qua si giocava a carte per ammazzare il tempo. A card game only Hermans can truly enjoy. Ah no, ok, non ero... solitario, un gioco solitario, quindi qualcuno era solo, abbandonato e triste. Carl looked in amazement at all the food and fresh vegetables. And with these clothes out in the open, one could easily deduce this bunkhouse was used by lumberjacks. They had to be close by. They have to be close by. Cioè, devono essere ancora in zona? Sì, perché comunque dice che lo spazzolino è umido. Quindi non può essere stato usato 60 anni fa se è umido. Qua ci sono altre sigarette, le pigliamo, pigliamole. Purtroppo è arrivato il momento di uscire. Occhio. Forse sto rumore non è un lupo. Ma a me non me ne frega un cazzo e mi infilo in macchina diretto. No, in effetti era tipo un cartello o qualcosa. Ritengo che non... Boh, vogliamo andare ragazzi, dai, facciamo gli impavidi. Però il fucile, ecco. Ah, in effetti lì c'è una scatola, tipo. Che paura. Le impronte del lupo fanno il giro di sto coso, vanno in là. Fammi vedere che c'è qua dentro. Sarà mica il solito latte. Ah, altra carne. Ok, ok, roba utile. Anche sti cassonetti, purtroppo vanno rovistati, che tante volte si trova roba utile. Ma non troppo, però. Ok, ragazzi, possiamo andare. A questo punto direi di andare a terminare la questione di quella casa, di quella famiglia lì, e andare a vedere cosa c'è nel cabinato, visto che credo abbiamo preso le chiavi per quello, Adesso andiamo a vedere. Ah, rieccoci. Che desolazione, ragazzi, guidare in sta neve e sapere anche che il posto è deserto. Veramente, se proviamo ad immedesimarci, è di una tristezza. Ah, rieccoci a casa di questi. Salve, ragazzi, che non ci siete più perché il marito si sentiva male. Vi ricordate, ragazzi? Mi raccomando, seguire la storia. Il signore di questa famigliola che vive qua, che ha una moglie e un bambino, a un certo punto ha cominciato a dare un po' di matto. Qua nel frattempo ci apriamo queste cose che prima non abbiamo visto. Qua c'era qualcosina da combinare, ma mi manca ancora il pezzo. Però credo di avere la chiave. No. No. The cabin, dai, dove cazzo è? Dov'è sta cabin allora? Scusate, prendiamo un attimo. Forest cabin key. Beh, forest cabin key, però effettivamente vedendola così non è questa.
Questa è la cabin di sti tizi, non nella forest. La forest... Arca boia, ragazzi. La forest... vabbè, sarà un po' più... Sempre che c'entri con sta zona e non con l'apertura finale del gioco di tutta la mappa, però non credo. La prima fase dovrebbe essere totalmente giocabile. Niente, ragazzi, quindi direi che non abbiamo coscienza di questa forest cabin. La prossima volta potremmo andare a vedere, onestamente, qua. Queste icone, queste case che ci sono indicate alla sinistra, diciamo, del lago. Perché quelle a destra le abbiamo viste tutte. Dalla pompa di benzina in su, perché in giù non si può andare per adesso. Quindi in pratica dobbiamo tornare dove sta la casa del dottore di Hamilton, ma che poi ce ne sono altre in realtà. Perlomeno io spero. Intanto, ragazzi, mi raccomando, opla, mettete insieme tutti i pezzi del puzzle, cercate di capire bene la storia, perché mi serve un aiuto, un parere vostro nei commenti, come qualcuno di voi ha già fatto. Sta cabina maledetta secondo me nasconde qualcosa che andrà veramente capito e trovato. Non credo si debba sfondare la porta. Comunque, ragazzi, veramente l'intrigo di sto gioco c'è. Qualcuno mi ha anche mandato messaggi su Facebook: mi raccomando, Nu, non terminarlo solo con la beta, fai quando uscirà tutto il gioco. Ma è normale, è ovvio, perché mi sono preso veramente bene, mi sta piacendo tantissimo. Però non è semplice capire le cose. Adesso, vabbè, ragazzi, mi raccomando, fatevi un'idea voi e scrivetemi i vostri pensieri nei commenti. Noi ci vediamo nel prossimo, come al solito, lasciate un bel like, ma soprattutto occhio alla descrizione, ci sono anche i miei social, mi raccomando. Ciao, ci vediamo, qua in Canada, purtroppo, in mezzo a sto freddo, la prossima volta. Bella!